Siamo in compagnia di Antonella Casaburi, L'autrice. del libro Mirari, per fare una presentazione del testo. Perché ha deciso di scrivere un libro ambientato proprio nel Cilento? Mirari nasce come un viaggio in treno che conduce nel Cilento. È la storia di Giulia, una studentessa universitaria, orfana dei genitori, e una studentessa della Sapienza che un giorno sale su un affollato treno Intercity diretta nel Cilento. Lì, infatti, alle spalle della Torre di Velia, affacciata sul mare, ha ereditato una casa che ora ha deciso di vendere. Ma anche un viaggio in treno a volte può avere delle sorprese. Infatti, durante il viaggio, lei entrerà in questa cabina di questo vecchio Intercity e incontrerà altre cinque persone, altre cinque storie. C'è Paolo, uno studente, un giovane medico universitario che come lei abita a Roma e lui è siciliano, abita a Roma, dicevo, e la guarda con simpatia dal primo momento. C'è poi Giovanni, che è un imprenditore agricolo del Cilento, che è profondamente innamorato del proprio territorio, della propria azienda, della propria terra, quindi il primo vero personaggio cilentano. E c'è un'altra donna, in questo caso cilentana, lei è Maria, è una cuoca di Sapri che diciamo, sta scendendo adesso da Milano e decisa fortemente anche lei a rimanere nel proprio territorio. E poi c'è Francesco, che è un ingegnere toscano che per lavoro si sposta da un cantiere all'altro in giro per l'Italia e sta lavorando proprio a Sapri. Infine c'è un sesto personaggio, un passeggero anziano, burbero e misterioso, distinto, un uomo distinto, imperscrutabile, che ri se ne rimane in disparte a osservare tutti quanti loro. Intanto, fra questi personaggi, fra gli altri cinque personaggi, nasce una complice simpatia e un'empatia fra di loro, potremmo dire. Iniziano a chiacchierare, a dialogare e qual è uno degli argomenti principali? Il Cilento, che viene tirato subito in ballo da Giovanni, che comincia a parlare a Giulia del proprio meraviglioso territorio, e c'è Maria che ne sottolinea le bellezze gastronomiche, le bontà, e la ragazza che ha origini cilentane, ma che manca dal Cilento da quando è morta sua nonna, da quando era piccola, quindi oltre metà della propria vita. Giulia ha 21 anni, manca dal Cilento da quando aveva 10 anni, ascolta i loro discorsi e intanto, mentre parla con loro, mentre chiacchiera con loro, guarda fuori dal finestrino. Ecco perché anche questo titolo, Mirare, il senso di meraviglia, e scopre un territorio che si sporge dal finestrino, da Paestum in poi comincia a diventare sempre più presente, a farsi vedere e ascoltare assieme alle parole di Giovanni e Maria. Poi Giulia dovrà scendere alla propria fermata che va allo scalo e nonostante la simpatia nata con Paolo, e come sempre accade durante i viaggi in treno, saluta tutti i passeggeri e scende alla propria fermata. Ma il destino avrà in serbo altro per lei e per tutti quanti gli altri personaggi. Da cosa ha preso ispirazione? Mirari nasce come un romanzo di viaggio dedicato ai viaggiatori e agli scopritori di un territorio meraviglioso come il Cilento. In effetti l'idea è nata, l'idea di ambientare tutto su un treno, parlare di Cilento, però partendo da un treno, nasce proprio da questo, dalla voglia di far scoprire un territorio anche a persone che questo territorio non lo conoscono. E non a caso Giulia sale a Roma Termini e incontrerà personaggi di territori completamente diversi, un toscano, un siciliano e poi questi due personaggi, Maria e Giovanni, che rappresentano l'uomo e la donna cilentani, quindi la cuoca e l'agricoltore, non a caso. E sono personaggi tutti quanti inventati, tutti quanti loro, a partire da Giulia, però nascono dalle centinaia di persone che in tanti viaggi, io ho vissuto a Roma, ho studiato alla Sapienza come Giulia, questo ho in comune con la mia protagonista. E
questi personaggi racchiudono, sono una sorta di sintesi delle tante persone che viaggiano quotidianamente sui treni, e in effetti il romanzo è dedicato anche un po' a loro, è ispirato a loro, ai sogni, ai desideri, alle aspettative di vita lavorative e di ciascuno di noi, perché siamo tutti viaggiatori in fondo, siamo tutti viaggiatori e tutti quanti siamo alla ricerca di un luogo che vogliamo definire casa, che può essere un luogo in cui si torna a vivere, come fa Giulia, può essere invece un luogo che si scopre per la prima volta, come avviene per Paolo e per Francesco, il medico e l'ingegnere, oppure può essere, come nel caso di Maria e Giovanni, due personaggi cilentani, il luogo in cui si nasce, il luogo a cui si è saldamente legati e in cui si decide di rimanere a vivere nonostante le difficoltà lavorative del sud. Infatti questo romanzo anche di migrazione, però un'emigrazione al contrario, ovvero i miei personaggi non vanno al nord ma scendono al sud e mettono radici in un territorio che è ricco di prospettive, di possibilità come il Cilento. Occorre soltanto crederci, avere come dico io quel folle sogno, caparbiamente portarlo avanti e soprattutto trovare le persone intorno a noi che credano in noi, le persone che possano darci sostegno e le persone a cui dare a nostra volta il nostro appoggio, ed è quello che faranno questi 6 sconosciuti passeggeri che si incontrano su un treno. Che messaggio manda ai giovani cilentani? Come dicevo prima, sicuramente portare avanti i propri desideri in qualunque posto si desidera vivere, perché se il nostro desiderio è andare via per studiare, per lavorare, come legittimo per tutti i giovani del sud che hanno il desiderio, come ho fatto anche io, di andare in una grande città del centro, del nord o adesso anche all'estero, è il giusto farlo, ma io credo occorre avere sempre la possibilità, occorre che questo territorio, il territorio delle origini, ci dia la possibilità di poter tornare quando ne avvertiamo la necessità, cosa che ho fatto io. E ovviamente questo è possibile soprattutto grazie alla nostra caparbia volontà, alla nostra tenacia, perché il Cilento è un territorio meraviglioso che si sta facendo scoprire ogni anno sempre di più. I turisti rimangono meravigliati, estasiati da questo territorio, molte persone decidono di trasferirsi in questo territorio, molte persone scelgono, lo eleggono a casa ed è giusto che noi cilentani per primi ne apprezziamo e ne valorizziamo ogni preziosissima opportunità. Perché leggere il suo libro? Perché è un romanzo che parla al cuore delle persone, è un romanzo che parla ai viaggiatori, parla a chi cerca la propria strada, è un romanzo che parla di origini, parla di radici, parla anche di coraggio, di scelte, di anche di fiducia, parla anche, offre anche uno spunto di riflessione sull'accoglienza, sullo sguardo che dobbiamo avere alle persone intorno a noi. Dobbiamo accogliere i suggerimenti, le opportunità, gli aiuti che ci vengono a volte offerti dalle persone che sono intorno a noi e che spesso ignoriamo, perché a volte, ecco, come accade anche ai miei personaggi, lo sconosciuto passeggero che incontriamo sul treno, che metaforicamente rappresenta lo sconosciuto che incontriamo per strada, potrebbe rivelarsi una persona fondamentale per la nostra vita.